The New Stories. La tua informazione libera. Un ragazzo di 15 anni si è sentito male mentre era a scuola. In una mattina di inizio maggio, il ragazzo è andato a scuola e ha riferito all'infermiera dell'istituto di sentire dolore in tutto il corpo. Presentava diversi sintomi preoccupanti, così l'infermiera ha consigliato alla madre di portarlo nell'ospedale più vicino. Il ragazzo ha dovuto affrontare un terribile calvario. Tutto questo è stato causato dall'uso della sigaretta elettronica. Melanie Sample ha deciso di raccontare la sua disavventura su Facebook per condividere con tutti le drastiche conseguenze che può avere l'uso della sigaretta elettronica. Jake è andato a scuola e mi hanno immediatamente chiamata dicendomi che sembrava fosse drogato. Gli chiedevano cosa avesse preso e lui non rispondeva. C'erano un poliziotto e un sovrintendente in ufficio e stavano frugando nella borsa di Jake. Hanno trovato due vaporizzatori e li hanno sottoposti ai test antidroga perché erano convinti che contenessero altre sostanze, ha raccontato la donna. L'esame, però, non ha rivelato la presenza di droga. Tutto quello che è successo a Jake è una conseguenza dell'uso della sigaretta elettronica. La tragedia è accaduta in Arkansas, negli Stati Uniti. Mentre era a scuola, Jake Melton si è sentito male. La mamma lo ha portato con urgenza al pronto soccorso dopo che Jake aveva lamentato nausea, vertigini e aveva gli occhi iniettati di sangue. Inoltre, le sue urine erano diventate nere. Inizialmente si è pensato che il ragazzo avesse assunto della droga. Nel giorno del ricovero, il giovane ha perso conoscenza e le analisi hanno confermato una forte disidratazione che stava mettendo in pericolo i suoi reni. Tutto questo a causa dell'uso della sigaretta elettronica. Perché fa così male? Il ragazzo, a soli 15 anni, fumava costantemente le sigarette elettroniche, il che gli ha provocato una grave disidratazione. È noto da tempo che la nicotina, presente in alcuni vaporizzatori, disidrata il corpo, principalmente a causa del suo impatto sull'equilibrio tra liquidi e sali nell'organismo. Le sigarette elettroniche contengono anche un liquido con glicole propilenico, una sostanza che attrae e trattiene le molecole d'acqua nel corpo, il che significa che quando si vaporizza, la sostanza consuma l'acqua dal corpo e ne impedisce l'assorbimento, portando alla disidratazione, spiega il Daily Mail. Nonostante il grande shock per il corpo, le 30 ore di incoscienza e i rimproveri dei genitori, Jake sembra non avere intenzione di smettere di fumare. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.